Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in Valtellina, ma più precisamente in Valmalenco. Faremo una passeggiata da dove lasciamo la macchina, c'è circa da camminare 1 ora e 10, dove arriveremo ad un rifugio, ma soprattutto arriveremo al lago Palù. Questa location che dovrebbe essere strepitosa, anche se la giornata, come vedete, è molto molto grigia, anzi gocciolina anche, come al solito quando faccio queste cose becco sempre brutto tempo, ma ormai ci sono abituato, non me la prendo neanche più. E con me ho portato veramente di tutto, come droni, ho anche il nuovo Zino Mini Pro da testare appunto in un bel cinematic video, ma ho anche il DJI FPV, l'X8 Mini e il Mini 2, quindi un parco droni incredibile che è tutto qua sulle mie spalle. Quindi questa camminata con una pendenza bella importante, perché si sale da circa 1500-1600 metri fino a 2000 metri, quindi tutto questo in un'ora di camminata. Quindi la pendenza è davvero davvero importante. Questo zaino pieno di droni non aiuta certo un vecchio come me. Quindi ragazzi, adesso vi porto un po' all'interno di quello che è questa location fantastica, che è la Valmalenco, e poi vi porto sicuramente all'interno di quello che è il paesaggio qui al lago Palù, anche se la mancanza di sole non renderà per quello che è la location in cui vi sto portando in questo momento. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e iniziamo il tour qui in Valmalenco, arrivando fino al lago Palù. E io che mi ostino pure a fare queste arrampicate e portare pure un pacco di droni, non lo capirò mai di lasciarli a casa. Ora, ti è piaciuto dove ti ho portato oggi? Grazie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al lago Palù. E qua lo sto guardando, tra poco lo vedrete, e lo vedrete da qualche drone in maniera spettacolare. Tanto relax. 1 ora di cammino, 4 droni e giustamente piove. Ok ragazzi, ci siamo, siamo pronti a decollare. Alla fine ho deciso di volare con lui, lo Zino Mini Pro, perché comunque sta ricominciando a piovere, quindi un continuo piove non piove, e questo mi fa, diciamo, velocizzare il tutto. Avrei dovuto volare anche con altri droni per fare magari una comparazione, ma il tempo non è dei migliori, anzi sta già ricominciando a piovere, quindi voleremo con lui, con la Zino Mini Pro, appunto perché oggi poi è stato rilasciato l'ultimo firmware che gli dovrebbe aver dato dei miglioramenti per quanto riguarda anche la fotocamera, oltre che adesso avere la possibilità di vedere la temperatura del processore direttamente nel display. È una cosa importantissima, perché come sapete lui si scalda tanto. Ovviamente oggi non avrà questo problema, perché abbiamo qua solo 8 gradi, perché siamo a 2000 metri, quindi ci sono solo 8 gradi, e lui questo problema qua oggi non l'avrà sicuramente. Comunque proveremo lui, e probabilmente solo lui purtroppo, anche se mi sono fatto tante ore di macchina e è una bella camminata, alla fine volerà purtroppo solo lui. Lo zaino super pesante con dentro 4 droni me lo riporterò a casa così com'è. Purtroppo, causa maltempo, l'unico confronto che sono riuscito a fare sono degli scatti fotografici fatti a terra verso le montagne e il lago, quindi ho scattato delle foto con Zino Mini, con Mini 2 e con X8 Mini, quindi vi farò vedere una foto per ogni drone nella stessa posizione, quindi questo dovrebbe comunque farvi rendere l'idea della qualità delle foto, della gestione del colore, della gestione della luce, della definizione della foto. Quindi a livello fotografico questo è il massimo che sono riuscito a fare oggi con questo maltempo che non mi permetteva di volare con tutti e tre i droni, perché piove non piove, non mi sono più arrischiato a farli volare, mica che poi iniziava a piovere mentre il drone magari era un po' lontano, e era una cosa troppo rischiosa andare a perdere il drone. Quindi ha volato solo l'Apsan Zino Mini Pro,
quindi il cinematic video sarà fatto da lui, però a livello fotografico ho fatto questi tre scatti giusto per farvi rendere l'idea attualmente come scattano le foto questi tre droni. Poi prossimamente faremo un confronto invece un po' più serio, sia video che foto, in volo. Quindi oggi a livello di confronto vi dovete accontentare solo di questo. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e decolliamo con Absanzino Mini Pro qui a Valmalenco al lago Palù. Decolliamo.